ragazze, questo è un video prodotti terminati. Infatti dentro questa bellissima bustina della 3, da questa parte c'è la 3, vedete, c'è scritto prodotti terminati e sono abbastanza, vi voglio parlare un attimo di questi prodotti terminati. Iniziamo subito. Il primo prodottino che pesco sono queste qua, che sono di Garnier e sono salviettine struccanti. Mi sono trovata così perché rispetto a diverse altre salviettine struccanti io non mi sono trovata benissimo. Le salviette una volta sfregato sull'occhio mi bruciavano abbastanza, anche se comunque c'è scritto che struccano senza sfregare e per viso e occhi, anche per pelle sensibile invece a me mi bruciavano abbastanza anche senza sfregare. Io appunto uso praticamente solo salviette struccanti per struccarmi gli occhi, quindi ne ho provati di diversi tipi. Questi sono di Fior di Magnolia e per pelle sensibili. Con queste io mi sono trovata veramente bene. Struccanti appunto, anche se non sfregavo veniva via benissimo e non bruciava assolutamente, quindi promosse. Salviettine struccanti promosse di gran lunga sono queste qua di Licia. Allora, innanzitutto hanno questa apertura qua che è fantastica, quindi bene. E poi assolutamente non bruciavano, non faceva niente, mi sono piaciute tantissimo, erano tante, ce n'erano anche il regalo, sono doppia azione anche per pelle grassa e impure, quindi mi sono piaciute tantissimo. E poi altre cosine promosse sono questo correttore qua che era di Benebel, ma era una cosa tipo dai cinesi così, che avevo acquistato tanto tempo fa. Allora vabbè, non è un grandissimo correttore, però faceva il suo lavoro e vedete che è proprio finito qua, è il massimo, e l'ho anche scavato. E promosso comunque perché faceva il suo lavoro, anche se non è una marca di quelle più grandi, belle, buone, faceva il suo lavoro, quindi promosso. Poi ho provato, diciamo che ho finito abbastanza campioncini, delle mie parrucchiere mi avevano dato questo campioncino qua che c'era balsamo e balsamo e shampoo. Io ho utilizzato lo shampoo che era questo qui, ora ve lo faccio vedere bene. Qui ora faccio leggere bene, ok, non l'ho ancora utilizzato però vi farò sapere. Poi ho provato questo shampoo per capelli fragili e trattati all'olio d'oliva, fantastico, un profumo d'oliva buonissimo. Questo è di B.O.B., questa marca qua, buono. Una cosa che non mi è piaciuta è stato questo qua, olio bagno doccia, perché io non amo gli oli per la doccia e anche se è di Evita, quindi è una cosa abbastanza buona, non profumava affatto, c'è scritto che profuma, quindi non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto neanche il deodorante ultraattivo perché si sono seccate tutte, le avevo appena comprate ed erano già praticamente tutte secche, non riuscivo a aprire la bustina che era già tutto secco, infatti si vede qua, da dentro si vede che è secco, ci sono dei grumini e insomma era una crema e è tutta secca, che schifo. Mi è piaciuta moltissimo questa maschera qua che era a propoli, buonissima questa maschera qua, fantastica, si seccava in 5-6 minuti, poi la toglievo dopo 10 minuti, buonissima, mi faccio la pelle liscissima senza brufoli. Poi ho provato questa qua che è un dermoprotettore shampoo, anche questo mi sono trovata abbastanza bene, anche se non profuma più di tanto, però insomma mi sono trovata abbastanza bene. Altre salviette struccanti con le quali non mi sono trovata troppo bene sono queste qua della COP. Non so se la conoscete, la COP, vabbè. Sono salviette struccanti, appunto, 25 pezzi e c'è sempre per normali, pelle normali e miste, ma sono sempre delicate perché io mi arrosso molto facilmente sugli occhi.
Non mi sono piaciute perché c'è scritto che bisogna un po' sfregare. Io sfregavo anche leggero, ma proprio mi arrossavo in un modo, poi mi pizzicava anche se magari per togliere la matita sotto dovete andare vicino l'occhio, no? Si fa attenzione, sì, però anche solo uno sfioramento, anche solo l'occhio degli occhi, mi diventava l'occhio dentro rossissimo. Quindi non mi sono piaciute, bocciate. Poi, altri prodottini qui che sto vedendo sono. Questa una maschera idrogena. Questa non mi è piaciuta perché ha un odore terribile e non mi è piaciuta proprio come consistenza, non ha fatto bene il suo lavoro, quindi bocciata. Poi questo è il latte corpo alla lavanda, fantastico. Questo è fantastico, vi giuro, faceva un profumo, poi mi ammorbidiva la pelle in un modo fantastico. Poi ho finito questo profumo qua, ahimè, che era fantastico, la perla. Voi tiravate su così, ma proprio non spruzza più, non c'è più niente. E quindi bisogna buttarlo. Qui c'è scritto il tutto, adesso vi faccio vedere in grande. Questo è il profumo La Perla, se magari non si vede niente. Ok. E qui, adesso vi faccio vedere bene. Et de parfum 10 ml. Questo qua era il formato. Cosine, allora, Diego della Palma, uno struccante per unghie, fantastico, mamma mia, mi manca un casino. Cioè, passavate sopra con un cotone, così. Mi veniva via, è una cosa fantastica questo. Adesso vi faccio vedere. Questo qui era un po' un lilla, fantastico il contenuto. Poi ho provato questi qua che sono per pulire occhiali e veramente puliscono in un modo fantastico. Niente da dire su queste. Ultima cosina, all'essenza di agrumi, tono e vitalità. Questa era un olio per capelli. E questo mi è piaciuto perché profumava veramente tanto. Niente da dire su questo, mi è piaciuto veramente tanto, tanto, tanto. Io con questo video vi lascio, vi mando tanti bacioni e al prossimo video. Ciao ragazze!